campione di salto in alto. Ah, lo puoi dire seriamente. Oh, Lorenzo. Hey, what are you talking about? E rubiamo spade, ragazzi. Vediamo al fabbro cosa possiamo rubare. You'll work it. You've seen better. And you're an expert, Martello aren't you? da orefice. Ok, siamo qui. Dovremmo trovare adesso Beppo. Beppo è il figlio della signora Hilda della città. Ciao Beppo. Tilda, scusate, no Hilda. È preoccupata per te. Your mother Tilda is worried. Oh, she's. That woman makes my life. Okay. Anyway, Novità. well, apart from me having bunions the size of hen's eggs, no. Ok, adesso dobbiamo parlare col Don, ma difficilmente entrerò nelle sue grazie perché prima devo farmi sua moglie, non intesi con un rapporto, ma semplicemente devo convincerla. Ho Too risky. un pacco per il Don da parte di Scordo, dalla I città. have a package for the. I wish I had a gold coin for every time I heard that old chestnut. I'm sorry, New Mouth. If you really want to, you're going to have to do a lot. Oh, la tipa ad esempio non mi dà, anche avendo il pacco, non mi fa entrare in città. Quindi, nell'accampamento. Sessione compiuta, tributo per la protezione dell'accampamento dei banditi. Brogar esige un tributo in cambio della sua protezione, ma queste sono in corso. Quale che lì mi mancano? Allora, Brogar esige un tributo in cambio della sua protezione della persona Oscar, Edwins, Enrico, Brannon e Dwight, cacciatori Douglas e Lewis, Robert, il contadino della Perude e il subbracciando Obel. E ancora non è completata. Con chi cazzo devo parlare con questo? Ah, eccole qui. E che ci posso fare, ragazzi? Voi siete quelli che. C'ho il pacco che me l'ha dato Scordo. Devo portarlo alla tipa che è la moglie del coso. Devo portarlo. Lo so che ho detto. Non me l'ha dato, però. Febbre dell'oro. Vorrei essere sicuro che nel campamento vi sia almeno una persona. Se non di più, intenda dare chissà alle spalle delle donne e crede di poter ottenere informazioni necessarie per scoprire l'eternità parlando col Don, con le leggende e tonde del Don e l'uomo di Neo. E sono tre: Brogar, Sam e Hawkins. Brannon, Enrico, Lewis, Toba, Robert. Forse questo è l'unico con cui non ho mai parlato. Poi c'è anche Obel. C'è una specie di diga qua. A sto punto, ragazzi, allora, Brogar, sono tutti quelli con cui ho parlato. Allora, dopo Brogar ho parlato con Hawkins, Oscar, Beppo, Doug, Sam, Dwight. Quindi mi mancano Luis, Enrico, Brannon. Doug l'ho fatto. Oscar. Minchia, ma ne mancano più della metà, ragazzi, di andare a parlare. Vabbè, ok. Giriamoci da questo lato. Ok. Andiamo verso questa direzione. Oscar. What have you got to. Ma qua ci sono armi, raga. Vorrei cambiare arma, finalmente. I'm not listening. Vabbè, direi che è il momento di andare a darsi una mossa. A man without words is like a drum without a stick. Rubiamo pozioni. Qui c'è una sorta di diga. Qui si sale. Qui c'è una radice. Di solito quando ci sono queste cose qua si deve spalare, raga. C'è qualche scrigno nascosto in queste aree. Ok, qui c'è la diga.
Clay ha preso il tuo posto. Clay is taken. Back. Thanks. Mi sono fatto 25 minuti d'ora e neanche mi ricordavo per quale motivo. Qui c'è una specie di torre di vedetta. Ma non ci sono andato mai qua io. Ci pare ci sono i lupi. Cazzo. Quello gli passa vicino che è una meraviglia. Mamma mia. Oh, io raga, qua ste cose. Ma mai ci sono venuto qua! Cioè proprio... Orbo preciso, ragazzi! Canapa! Ma che cazzo è? Ciubeca c'è! Allora... Teoricamente dovremmo affrontare dei nemici pian piano alla volta, Lì, anche se ci sono i Ciubeca di fango. I lupi non ti dicono niente. Cioè, a meno, una volta. Wait for me. Mori. Pure a Clay gli ho dato il colpo. Sto gioco, ragazzi, se stai non stai attento, colpisci pure i tuoi alleati in una maniera talmente stupida. Scusami, Clay, hai uno spinello? Hey, if I did, why the fuck would I give it to you? Piss off. New here, right? It's that. Allora, questo non l'ho mai incontrato, ragazzi. Chi è il tuo amico mod? Oggi non c'è il mio amico moderatore? Non ditegli nulla. È in penombra, stai tranquillo. Cosa stai facendo qui? Mi prendo cura della canapa. It's not the most noble. You can should you the smoke if you. Cosa sai sul Don? No, but stick to his room. Working in the... Chi è Robert? He's a salt of the earth fellow. Well. What? Va bene. Cosa ne pensi, Don Stenebane? Vediamo cosa gli posso togliere. Puncigliono. Never left us in the lurch. Il room è la cosa più importante. Paga il tuo tributo. All right. Ok. Meno così, questa missione diciamo che l'abbiamo completata. Andiamo a prenderci la canapa. Ma che minchia è? Uno scorfano di palude. Una minchia di mare. Ho provato For the King con i cheat. E soltanto tu potevi giocare con i cheat. Adatto. Ma è pieno di sti merdonio. Let look. Esatto. Questa è la tua terra. It's me. Then I use the brew. What can you have? Let's collect the Don Mud. Me? One day, these ruins. At least it keeps these. What? From those temple ruins. Gente parla molto facile in questo gioco. I suppose, but it... Mostly, but you can't... And this... È buona la tua birra. There were those on the barley, which I don't suppose... Ma com'è che tutti qui appena vedono una nuova faccia sembrano tutti che vogliono? Why does lavora per loro? You need favors. You never know when you'll need them. Take these, I need 50 gold... Molto bene, buongiorno, ti chiedo il favore che mi devi. Ma che è? Solo emote. Un attimo, ragazzi, solo emote avete sbloccato, richiesto. Quindi si va di solo emote. Solo emote! Non scrivete più.
Cioè, il mostriciattolo ce l'ho dietro, ragazzi. Molto bene, ma un giorno ti chiederò un favore. Forse potrei aiutarti a raccogliere un po' di canapa. Ho un po' di erba per te. I have some good job. I can always use more pluck if you find more. E tu che coltivi un po' di fumare? I grow brugel to sell it. There's no other way to earn money out here. Ce l'ho proprio dietro, raga. Ho paura, quelli ti ammazzano in un secondo. I'm what? Let's say but if you first I've got bog bodies. They were over by the waterfall this morning, and I don't call that in bog body. Over by the. Ok, quindi alla fine ste mummie di fango devono morire. Quindi ragazzi, devono morire, mi serve tanta forza, cazzo. Non li ammazzo da soli questi qua. Allora, i lupi me li sono tolto davanti. Qualche tributo in più l'abbiamo preso. Adesso vado a parlare con la moglie del Don e gli do il pacco, come ho detto prima. Stavolta se lo deve prendere. Che purtroppo ci sono tante missioni incomplete in questo accampamento. Io mi sono spostato subito in città perché era più semplice in città fare le missioni. Il condannato della padre mi ha chiesto di portarti 10 bottiglie di birra. Robert mi ha detto che devo riscuotere 50 monete. Non faccio l'avaro. Faccio l'avaro. Robert ha detto che devo riscuotere 100 monete. Robert. 100. Has he made Robar's an honest man. He wouldn't hike his prices that much. Sono sicuro che ti poter convincere per fartene per 50. Cerchiamo di fare un doppio giochista. I'm sure. You could talk him down, could you? Okay. Here's 50. You talk him down and what sound all right? Oh, you're back. Okay. Allora, io dovrei anche riposare per recuperare la salute, ragazzi. Vabbè, mi accontento di bere nel secchio, come ho sempre fatto le altre volte. Qua gli devo dare il tributo. Non lo vuole, la missione prima devo completarla. Dov'è il secchio? Altri 2 minuti, ragazzi, e disattiviamo la modalità solo emote. Stanno sbizzarrendo, forza! Ma non li ammazzo ste cose di palude qua, ste mummie di merda di fango. Anche oggi non ce la facciamo. Quindi provo, ragazzi. Ci proviamo, dai, facciamo un tentativo rapido. Mi carico la salute e facciamo un tentativo rapido di ammazzare le mummie. Ma sono fortissime, raga. Magari tentare di avvicinarle uno alla volta. Grazie, Pietro. Grazie mille. Ok, proviamo allora ad andare avanti. Cioè, è strano che io quest'area non l'ho mai visitata da quando sono arrivato al campo dei ribelli qua, dei banditi. Perché penso che si può ancora salire verso nord. Quindi qua non so cosa ci sia. So soltanto che dobbiamo provare a fare il culo a queste mummie. E ci sono pure i merdosauri lì. Affrontiamo i merdosauri. Una alla volta, ragazzi, dovremmo farcela. Dai, attaccalo tu, bravo, attaccalo tu, come si gira. Yeah.
Cuore di merdosauro. Uno eliminato. Tutto a posto? T'a posto? Ehi, mi serve una mano per ripulire la... No, facciamo... Non ti chiamo nemmeno. Li faccio venire una alla volta, ragazzi. Questi muoiono tutti, raga. Muoiono tutti, altrimenti. Cioè, che muoiano non è che me ne frega tanto, A fine della missione... Va bene. Dovrebbero essere 4. Una alla volta, ragazzi, mi riattiro qui. Minchia, oh, ma becco pure lui, cazzo. Un gioco così... Come cazzo faccio a beccare pure un alleato? No! Si è incazzato, lo sapevo, lo sapevo. Ma vi immaginate, ragazzi, che devo affrontare pure lui. What's the use? E dai, a rompere le palle. Vedete ragazzi come finisce sto coso. Oh no! Bad news! Fortuna che anche se lo batto non muore, raga. Perché comunque se gli devi conficcare la spada per ammazzarlo. Perdo tempo però. Cioè un alleato. What's the use? Stop it! Stop it! Idiots! Vabbè. Pace, eh? Pace. Pace, fratello. Non volevo farti del male. Che è successo? Ma a che punto sei della storia? Ancora questo è il primo capitolo, ragazzi. Diciamo che si parte da un capitolo zero, il prologo. E poi si arriva a un evento del genere, che appunto è il primo capitolo, quando noi entriamo in una delle fazioni. E poi adesso ci sarà una sorta di eventi che ti porteranno pian piano alla scoperta di nuovi piani. Perché la mappa poi è piena, ragazzi, la mappa è enorme. Cioè, vedete quanto è grande la mappa. Noi siamo in quel quadratino là sopra. La città è quella che avete visto qua sotto. E poi ci sono quel castello a nord e l'altra rovina qua giù. Ma non è un zoro così piccoline da esplorare. Ci sono i goblin, ci sono gli scheletri, ci sono un sacco di creature. Il problema adesso quello che è fatto, ma io mi sono mezzo morto. Bravo utente nuovo. I punti, ragazzi, mi servono. Dovete diventare VIP. Come vedete ho ridotto il range, ragazzi. Non è più 35.000 ma ben 20.000. Quindi premio raggiungibilissimo. Venghi, venghi. Vieni, 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 vieni. Fortunatamente che ti è riapparsa l'ascia. Dai, dai, fai attaccalo tu, dai, attaccalo tu. Io un altro duello. Ma perché? Madonna, perché? Si aggancio lui. Oh, baba fanku. Oh. Ma porca di quella mignotta, oh. Dai, parliamo col tizio, completiamo sta missione. Volendo sì, poi diventi mago. Ho sistemato le mummie. Grazie, ma devo comunque riscuotere il titolo della petizione. Here, take it. Ho consegnato la birra. Yeah? Sì, ecco qua. Yes, here it is. That's a sight. Now, I won't forget this. Ok, mi deve lui un favore. Ok, andiamo
Giuda Brogar. Questa l'abbiamo completata, ragazzi. Altre missioni. Una catena infinita di missioni a sto gioco, raga. Ok. Andiamo giù. Ma prendiamola qua, dai. Cioè, devo morire per... da idiota, no, lo so. Olè! Non meglio non chiedere. Allora, va bene. Parliamo con Brogar, ma ancora ci sono tante missioni da Brogar da fare.